Buonasera ragazze, oggi è lunedì, è il 22 mi sembra, sì, di luglio, sono le 18:52, ho una decina di minuti, ma anche se il video sospetto durerà molto di più, per registrarvi il video dei terminati. Qui c'è un po' di tutto, casa, beauty, eccetera, eccetera, quindi pesco a caso, è tutto mescolato, così, insomma, facciamo un video unico, sperando di avere abbastanza batteria nel telefono e memoria, perché anche quello non è da poco. Magari vi tengo le cose da tre sole a parte, così vi registro un video dedicato. Allora, ho terminato per la casa questo, è Arce Gentile, profumo fresco, candeggina per colorati, con ossigeno attivo, igienizza e smacchia. Ha una nuova formula, OxyColor, più efficace e più pulente. È una confezione da 0,95. Io questo lo uso a volte quando ho i capi particolarmente macchiati, da aggiungere un po' nella lavatrice. Non ho l'abitudine di buttarla pura nei vestiti, ho provato in passato ma non ho avuto appunto questo gran risultato, sinceramente, quindi preferisco trattarli con altri prodotti, tipo lo smacchiatutto, che adesso qui non ce l'ho ancora, ve lo faccio vedere nel prossimo video dei terminati. Però tutto sommato, essendo anche, insomma, avendo anche dell'igienizzante all'interno, spesso lo metto anche quando faccio la lavatrice delle lenzuole e degli accappatoi. Poi, e quello è dell'Arce. Poi, sempre, ve lo vado velocemente perché questo ve lo faccio vedere sempre, Coccolino Intense Care. Protegge i tuoi vestiti, 42 lavaggi, fiori di tiare e frutti rossi. Qua dice nuovo, ma secondo me cosa c'ha di nuovo? Forse il packaging bello grande da 980 ml, nuovo no, è un profumo meraviglioso. Poi a me i fiori di tiare piacciono, i frutti rossi gli tolgono un po' il dolce stucchevole, lo rendono un po' più gagrumato. Poi per la casa vediamo se trovo qualcosa, ma se no andremo in fila. Le solite salviettine che prendo sempre della W5, le compro alla Lidl, queste sono quelle al limone, multisuperficie per la cucina, il bagno, pulire, qua dice i telecomandi, il frigo, i sanitari, eccetera, eccetera, i seggioloni dei bambini. Cerco di usare il meno possibile per non inquinare, però sì, mi trovo bene. Poi, per la casa sempre terminata, questa, ecco, questa mi piace, questa è un asciugatutto, quindi uno Scottex della Coop, questo qua, te lo faccio vedere, mi è piaciuto, ora dei bei rotoloni grandi. Poi, io credo che per la casa pulizie robe varie, ho 3-4 detersivi per la lavatrice, scusate, per i pavimenti iniziati, ma non ne vedo più, vabbè, andiamo avanti. Poi, terminati questi salva slip, erano questi che vi parlavo l'altra volta che mi piacciono, protegge slip della quando è, questi sono dermatologicamente testati, sono 20 pezzi, sono quelli con la forma normale, esistono anche con la forma maxi e anche ripiegati in bustine singole, della marca quando è, mi piacciono, mi sono trovata bene. Mi trovo sempre benissimo con i Linesè, io compro questi solitamente che sono quelli un po' più buonanotte, quelli notte, ce ne sono 9 all'interno, sono in Lactiflex, hanno un'assorbenza massima e comfort per tutta la notte. Io in realtà li uso di giorno al lavoro, me li metto la mattina, poi quando torno a mezzogiorno me lo cambio con uno, anche in pieno ciclo riesco a farcela, così non mi cambio al lavoro che non mi piace. Poi, e poi quando torno a casa tolgo gli Nestlé, mi lavo naturalmente, mi uso quelli in bambù riutilizzabili e lavabili quasi sempre. Poi un altro di assorbenti, questi qua era un po' che ce li avevo, ne avevo praticamente due quasi finiti, gli Nestlé, questi sono quelli normali, 9+2, sempre l'Actifless, questi erano uguali agli altri però sono un po' più corti. Poi, lì ce n'erano due in omaggio, perché di solito ce ne sono 9 all'interno. Poi, vediamo. Questo non ho ancora finito. Mettiamo lì. Mi sono trovata benissimo con questo pennello, ve lo faccio vedere qui perché ce l'ho dentro la pochette, della Real Technique, che è per il fondotinta. Vedete com'è fatto? È praticamente piatto qua sopra, è largo circa così, è grandissimo, si fa benissimo, si riesce ad arrivare anche negli occhi, nei punti un po' più
di precisione vado con quello piccolo, naturalmente si chiama Real Techniques Glow Round Base Brush, denso, tondo, con with flat top for hair brush buffing. Vabbè, comunque vediamo, liquid per le formule liquide e cremose. Infatti io lo uso per il, con il fondotinta compatto della Max Factor, e si sparge benissimo nonostante sia molto cremoso e molto compatto. Poi ho terminato i soliti dischetti, questi qui che li uso per passare il tonico della Cien. Questi sono quelli maxi, la confezione da 70, sono quelli che mi piacciono di più. Forse qui dentro ce n'è anche uno, questo non l'ho finito, scusate, ve lo faccio vedere più avanti, un'altra confezione, no, non lo so, queste sono cose di oltre il sole, ve le farò vedere più avanti, perché poi vediamo quanta roba c'è. Poi terminato questo colluttorio, me l'aveva passato mio suocero che l'aveva comprato per lui, ma non gli piaceva, e quindi l'ha dato mio marito e mio marito l'ha dato a me. Listerine Cool Mint, questo qua non mi è piaciuto perché ti frigge persino la lingua, è troppo esagerato. Io i Listerine li uso, ma questo qua a menta fredda è proprio inutilizzabile. L'ho usato ma allungato con l'acqua, rimuove i batteri, cause di placca e alito cattivo con lo spazzolino, che lo spazzolino non riescono a eliminare. Uso quotidiano, se riesci a sopravvivere, uso quotidiano. Rimuove fino al 99% dei batteri che possono causare l'alito cattivo. Bottiglia 50% di plastica riciclata. Costa tanto e frigge la lingua, se ce la fate prendetelo. Il sapore non è male. Poi terminato questo sapone mani della Quando È, l'avevo preso a portare in vacanza, sapone liquido all'olio di tea tree, quindi antibatterico naturale, la confezione di 500 ml mi è piaciuto. Altro che mi è piaciuto, questo qui della Cien per sapone mani, è quello con frutto, summer fruit scent, praticamente c'è limone, c'è ananas, c'è pesca, buono. Come doccia schiuma ho terminato questo qui della Borotalco, questo è il classico odore di Borotalco, mi è piaciuto, bagno doccia effetto Borotalco sulla pelle, plastica 100% riciclata, il solito profumo come vi dicevo di Borotalco, si sente anche da qua, ottimo. Poi terminato, c'è un altro sapone mani, questo qua sempre della Cien, questo è quello White Cotton e Jasmine, ma anche questo non è male, sono abbastanza buoni, poi sono grandi, questo non è un 19 se ricordo bene o 1,29, so che ne hanno aumentati ancora, però sono 500 ml, poi aumenta tutto, ci sta. Sì, poi mi è piaciuto anche questo doccia schiuma della Cien, non è male, doccia crema, bagno doccia crema, argan e cocco, è idratante con estratto di cocco e olio d'argan per tutti i tipi di pelle, ecco magari la profumazione un po' troppo d'argan si sentiva. Non so se avete presente che non ho ancora detto che non mi piace niente, che dite che poi a me non piace niente, mi piacciono solo le cose di oltre il sole, non è, no, questo è il nostro caso. Poi ho terminato, anche questo mi è piaciuto, ma se avete una sudorazione molto importante non so se copra, quindi per me va bene. Neutro Robes Eco Deo spray, limone e no, lime e menta credo che sia, comunque bello agrumato, ah no, tè verde e lime, non menta, tè verde, spray zero gas e zero sali, a me piace. Questi qui della Neutro Robes, no, non è vero, ho iniziato a utilizzare questi qua agrumati quando me l'avevano fatto provare in vacanza in, dove che ero? In Abruzzo, che sulla spiaggia distribuivano i bruciaschiuma, ma no, i bruciaschiuma, i deodoranti, c'erano le ragazze che li regalavano per un evento, e mi sembra che mi avessero regalato quello di, se mi ricordo bene, di come si chiama, Borotalco, che è quello sport di agrumi, e mi era piaciuto molto.
E quindi ogni tanto riprendo quelli lì con quella profumazione lì. Poi ho terminato, qua c'è oltre il sole, questo non l'ho finito, vi dirò quando l'ho finito. Ho terminato questo shampoo di Angelica, ho usato Angelica dell'Ultra Dolce, latte di cocco e macadamia, capelli disidratati e secchi. Ci è piaciuto, io non l'ho usato su di me, quindi non vi so dire. Comunque Angelica ha dei un quintale di capelli, tenta averli già secchi adesso, però insomma, gli è piaciuto. Poi shampoo antiforfora delle del shoulder alla mela, Apple Fresh, e noi lo utilizziamo perché ad entrambe ogni tanto viene prurito in testa, e solo questo è del shoulder, qua alla mela, ci riesce a togliere il prurito. Quindi alterniamo quello che usiamo di solito con questo qua. Io di solito uso quello energia di Oltresole per la caduta dei capelli, e lei usa quello ricostituente di Oltresole, mio marito anche. E abbiamo preso questo qua, piace a tutti e tre, e ci toglie il prurito quando abbiamo questi episodi di prurito. Adesso ne ho uno in casa che è un 2 per 1, cioè in 2 in 1, perché c'è anche il balsamo, è antiprurito anche quello, ma è col balsamo appunto, ma il balsamo non idrata, l'ho provato, ma quello non mi è piaciuto, mi è piaciuto più normale. Infatti che io poi dopo ci do sopra anche la mia maschera, ma sentivo proprio di Oltresole, sempre energia, quella nel barattolone così. Ma quando sono andata per darlo, proprio non, il balsamo sentivo proprio che mi riessaccava, quindi non mi piace. Questo invece non mi è dispiaciuto. Poi, terminato questo burro cacao dell'Avène Cool Cream, lo uso da quando ero una ragazzina, abitavo ancora con mia madre, non questo naturalmente, ma un profumo che a me piace tantissimo. È super idratante ed è opaco. Così uno se lo può dare e sbordare anche un po', che non fai quelle due labbrune super unte che a me non piacciono. Poi ho terminato questo, me l'hanno regalato in cassa, quindi l'abbiamo utilizzato, della Leo Crema Solare, una doccia dopo sole rigenerante al cocco, perfetto per l'abbronzatura. Ci è stato regalato, non so in merito a cosa abbiamo acquistato. Sì, mi è piaciuto. Poi fatemi fare questa licenza poetica per questo qui, che è una cosa alimentare della marca Lesto. Sono semi di zucca, comprato della Bioorganic, sempre a Lidl. Sono semi di zucca, ma sono già sgusciati. Costano poco e sono già tutti spelati. Io mi trovo bene, lo utilizzo per, li metto all'interno dello yogurt magro insieme al sciroppo d'acero, mi piace così, come un dolcino, mentre faccio un mini dessert. Poi, questo qui è di Bella Oggi, praticamente non è un rossetto, in realtà è un, qui lo chiama, non ci vedo, rivelatore di colore, di idratazione straordinaria. È praticamente una specie di, questo è il colore, è chiaro, è un nudo, perché adesso fa ombra, non si vede bene. È praticamente, il colore è 4 Nude Touch, è un balsamo labbra praticamente, cioè fa effetto lucido, è come un rossetto, ma è abbastanza trasparente, e è super idratante sulle labbra e confortevole. L'ho finito, ma non lo riproverò perché mi sono dedicata un attimo un po' ai gloss, poi vi spiego. Ho terminato questo blush, anzi in realtà si è rotto, quindi non lo ricomporrò, ma tanto era quasi finito, della Deborah. Fard effetto naturale con estratto di magnolia rivitalizzante, la colorazione 02. Io l'ho ricomprato uguale, ma per me c'è qualcosa di diverso, perché quello che ho ricomprato è più scuro, secondo me, nonostante sia la stessa colorazione, e questo era leggermente madre perla, ma no, non è neanche, è opaco, però questo per me era più luminoso, l'altro no. Forse dipende dalla cottura del prodotto, non lo so, da come viene, dal pigmento, non so, quello là non mi è piaciuto un granché, eh. Questo invece sì, vedremo, magari è ancora buono, potrei, non so neanche io, no, riutilizzarlo no, perché credo che questi pezzi di averli raccolto dal pavimento quando mi è caduto, adesso che penso. Comunque il blush della Deborah mi è piaciuto. Se avete un blush da consigliarmi in crema facilmente sfumabile che duri, mi raccomando, fatelo. Ora vi faccio vedere gli ultimi due prodotti,
un attimo che faccio posto qua su. Allora, uno è uno scrub per le labbra. Allora, c'era questo kit labbra che io non ho mai provato, che adesso al momento non è disponibile, che lo stanno riformulando, con lo scrub labbra e il volumizzante labbra, non mi veniva la parola, scusate. In realtà io lo scrub labbra l'ho sempre fatto in passato, perché ci sono dei momenti in cui c'è la necessità di farlo. Poi in realtà mi diceva un chirurgo, un medico estetico, che tra l'altro è anche un chirurgo oltre che un medico estetico, non è la stessa cosa, che le labbra, essendo mucose, non andrebbero scrubbate, e di utilizzarlo non sulla mucosa ma nel contorno labbra per cercare di eliminare le rughe del codice a barre e quelle sull'arco di Cupido. E quindi quello che avevo in caso qui era troppo troppo grosso, che è un scrub della Revolution, Make Up Revolution. Il packaging è molto bello perché è opaco, sembra di vetro, in realtà è di plastica, sì. E il tappo, ci sono le labbra, questo me l'ha chiesto Angelica, glielo presterò. E guarda, il contenitore vuoto, eccolo qua. E l'ho usato per scrubarmi i piedi, perché era talmente duro che mi aveva fatto venire un'irritazione alle labbra, si erano gonfiate le labbra a scrubarmi con questo, e in più era troppo grosso, appunto, e quindi l'ho usato per i piedi, mi ha dato delle bellissime soddisfazioni. In più, quando ve lo sciacquavate, lasciava una patina troppo troppo unta, quindi non mi è piaciuto. Questo era Pineapple Crush, 15 grammi di prodotto di Revolution, questo non lo buttiamo. Poi un altro prodotto, l'ultimo, che mi è piaciuto è questo burro struccante di Clinique. Allora, sapete che noi abbiamo richiesto il burro struccante di Oltresole e io non vedo l'ora che lo faccia. Nel frattempo io ne ho già testati due o tre in realtà, se mi ricordo bene, sì, tre, perché quando uscirà quello di Oltresole io non ho il termine di paragone, quindi voglio vedere come sarà il loro. Questo io gli ho dato un 10. Quindi, se mi piacerà più quello del Tresole, ci avrà la lode, perché o sarà pari merito, vedremo. Allora, l'odore è neutro, non fa nessun odore, forse un po' l'odore di aglio da friggere, se proprio dobbiamo trovare un odore. Si chiama Take the Day Off, molto carino anche il nome, e questo mi è durato un mese, anche di più, forse di più. Ha 6 mesi di apertura e adesso ho comprato la full size, quella un barattolone grande così enorme, e lo uso per struccarmi gli occhi, il contorno occhi. Poi per il resto vado con latte detergente e tonico di Oltre il Sole. Io però per gli occhi riesco a struccarmi o con le salvietine, solamente con le salvietine struccanti. Con questo riesco, a patto che non mi vada dentro l'occhio, perché se mi va nell'occhio la mattina mi sveglio con l'occhio un pochettino appiccicoso e rosso, però niente da che dire, confronto con altri prodotti che mi sveglio che sono irrorati di sangue, che sto malissimo. Quindi questi due barattolini li tengo, che Angelica ci vuole giocare, ma sono molto comode anche queste confezioncine piccole per quando andate in vacanza e vi volete portare dietro la vostra crema, perché questo qui, ci buttate dentro un po' della vostra crema giorno. Quant'è questa qui? Questa è 30 ml, sembra piccolo ma è bello grandino, è 30 ml. Questo sembra sia 15, se mi ricordo bene, 15 grammi. E qua magari il correttore, cioè il correttore, il contorno occhi o il siero. Quindi dimezziamo gli spazi, anche se bisogna sempre fare dei travasi intelligenti con cose sterili, in modo da non andare a contaminare il prodotto. Va bene ragazze, io vi saluto, vi mando un bacione, adesso registro, domani vi registro il video di Oltre il Sole, perché adesso è troppo tardi, dove ho terminato un siero, un solare, una crema, un altro siero e un prodotto corpo, poi ne andate in finitura e vi racconterò. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, oggi ho già fatto, e attivate la campanella per non perdere futuri video, lasciatemi un commentino che mi fa sempre tanto piacere, e io vi mando un bacio e ci vediamo presto.